Ciao a tutti, oggi il tutorial sarà su come realizzare queste mascherine. Visto che me l'hanno chiesto e in questo periodo io ne sto facendo per la mia famiglia, aspettavo giusto i tessuti giusti per poterle realizzare, ora che sono arrivati ho potuto farle. Per realizzare queste mascherine ho messo assieme alcuni tutorial che ho visto in giro su internet e diciamo che ho realizzato questo perché per me era il più semplice e il più veloce da fare, perché io non sono bravissima a cucire a macchina, non sono molto brava in cucito, però queste le ho capite molto bene, sono riuscita a farle, sono venute molto bene, cioè molto bene, a me piacciono, e di conseguenza ho deciso di proporvi queste. Per questa volta non trattiamo di uncinetto, ma in questo caso di semplice mascherine, visto che è ancora un po' difficile trovarle, forse sostituire un po' a quelle usa e getta anche queste qui, che sono lavabili perché sono fatte di cotone, di conseguenza si possono lavare e igienizzare perfettamente in maniera da dare un pochino di respiro, e poi dopo utilizzarle in io le utilizzerò in un po' queste, un po' quelle usa e getta. Quando finiscono quelle, io ho queste qua che tutti i giorni verranno lavate, disinfettate. Sono fatte principalmente più o meno di cotone, quello, a parte quelle decorate qua che logicamente sono dei tessuti diversi, ma sono soltanto sull'esterno. All'interno, in questo caso, vedete, all'interno, dunque a contatto con il viso, ho messo il cotone. Cotone in questo caso bianco oppure cotone nero, anche questa per dire al cotone bianco. E diciamo che l'esterno uno può anche realizzare con dell'altro materiale, perché intanto non l'hai a stretto contatto col tuo viso, ecco, per non dar fastidio. Poi una cosa che ho fatto all'interno di queste mascherine, ho messo un tessuto non tessuto cucito proprio tutti assieme. Tessuto non tessuto sarebbe questo, che si può lavare e all'interno fa giusto giusto, protegge, fa come viene utilizzato proprio come filtro. Infatti se uno fa, ho provato a fare delle prove soffiandoci dentro oppure con uno spruzzatore a vedere se fuoriusciva dall'altra parte qualche gocciolina, non esce niente, e questo ho deciso di metterle proprio all'interno, non si vedono. Questo in questo caso è bianco e in quelle più scure invece ho utilizzato quello nero. Però ho notato che anche su esistono anche dei cotoni, ad esempio c'è un negozio dove mi servo io qua nella mia città di tessuti veramente all'ingrosso, dove vendono tanti tessuti, e volendo c'è anche il cotone giusto per le mascherine, di conseguenza dopo uno può fare solo due strati, mentre io ne ho fatti tre in questo caso: la parte fuori, il filtro interno e il cotone a contatto col viso. Se uno utilizza invece il cotone per le mascherine, che in questo caso c'è, uno può utilizzare un cotone verso il viso e quell'altro sull'esterno, senza dover mettere il filtro in questo caso, però io ho fatto così. Dopo poi vi aggiornate voi su come fare, su come realizzarle. Io vi farò vedere come ho fatto questa, e in questo caso ho utilizzato, come vi ho detto prima, il cotone all'interno verso il viso, all'interno c'è il filtro proprio cucito insieme e sull'esterno questa un po' plissettata con questi brillantini per la sera. Possiamo iniziare il nostro lavoro. Allora, innanzitutto prendiamo un cartoncino oppure anche un foglio della stampante in formato A4, va benissimo, perché così riusciamo a ritagliare questo rettangolo e misurare 20 cm il lato più lungo e 16 cm quello più corto. E poi dopo lo andate a ritagliare come ho fatto io, vedete qua sotto c'è un foglio di carta in A4 e io ho ritagliato quello da 20 x 16.
Dopo aver fatto questo, andate a piegarlo a metà. In questo modo. Io la parte piegata ce l'ho sulla mia sinistra ed ecco. Adesso io ho già fatto le linee per così facciamo prima, ma vi faccio vedere come dovete fare per realizzare queste linee. Allora, innanzitutto misuriamo dalla parte dove si apre, andiamo a misurare, vedete, da qua sopra 4 centimetri, da qui a qui 4 centimetri. Facciamo la stessa cosa anche sotto. 4. Invece dalla parte che non si apre, dunque adesso vedete, vi giro perché così prendo meglio le misure, però dalla parte che non si apre andiamo a misurare da sotto 3,5 e dall'altro lato 3,5. Rimettiamo alla dritta il nostro bigliettino, chiamiamolo così. E poi dobbiamo prendere dalla parte qua che è chiusa, andando in là, 2,5 centimetri. E anche sotto prenderemo come misura 2,5 centimetri. Ora andiamo a unire le linee. Allora prendiamo il punto da quella da 4 e questo da 2,5 e li andiamo ad unire. Io farò una linea tratteggiata perché la linea tratteggiata significa che non la devo tagliare. Così. Poi andrò ad unire il punto da 2,5 al punto del 3,5. Faccio la stessa cosa sotto. Dunque, dal 4 al 2,5, diciamo. Poi unirò anche il pezzettino piccolo. Ora andremo proprio a renderla più morbida perché questa sarà la parte dove noi andrà sotto al mento e questa è la parte dove andrà sul naso, dunque deve essere morbida, abbracciare bene. Dunque andremo a fare questa rientranza. Andiamo a misurare più o meno al centro 1 centimetro. Ma non c'è bisogno di essere proprio perfetti, perfetti, perché intanto durante le cuciture poi non è che si vedono bene. L'importante più o meno il procedimento è questo. Poi andiamo a fare questa mezzaluna all'interno, io l'ho fatta a mano. Facciamo la stessa cosa dall'altro lato, dunque misurate 1 centimetro e poi dopo andate a realizzare la mezzaluna. Per quanto riguarda le parti piccoline, che sono quelle che stanno sul naso, la mezzaluna l'andremo a fare sull'esterno. Stavolta andiamo a misurare neanche 5 mm, saranno 4 mm più o meno. E andiamo a fare questa mezzaluna da questo lato qua. La stessa cosa, misurate 3-4 mm e poi dopo andate a realizzare la mezzaluna. Diciamo che la mascherina, così, cioè la forma della mascherina è fatta. Allora, adesso che cosa andiamo a fare? Tenendolo sempre doppio, andiamo a tagliare non la parte tratteggiata, ma la parte, la linea dritta che abbiamo fatto. Dunque possiamo Questa è la nostra, il nostro modellino e ora aprendolo è già, diciamo, la forma della nostra mascherina senza la cucitura qua davanti, dunque una cosa molto veloce e sbrigativa. Adesso la andiamo ad appoggiare sulla nostra stoffa. Allora dopo con il vostro modellino la andate ad appoggiare sulla vostra stoffa e poi dopo andate a disegnare tutto intorno. Poi con le forbici lo potete andare a tagliare. E questo è il mio modellino tagliato.
Io adesso vi ho fatto vedere il tessuto non tessuto, ma voi dovete farlo per tre tipi di stoffe. Allora, uno che sarà il cotone, di cotone, che è ad esempio questo. Adesso io vi faccio vedere tutto nero. Poi, come vi ho fatto vedere anche all'inizio, io ho preso anche questo tessuto. Io farò la mascherina. Allora, innanzitutto questo che andrà sull'esterno, poi in mezzo metterò il tessuto non tessuto e a contatto con il mio viso e con la mia bocca il cotone al 100%. Adesso vi faccio vedere su entrambi questi tre tipi di stoffa cosa dovete fare. Dovete prendere la stoffa e poi dopo andarla a piegare bene a modo, in questa maniera qua, in maniera da unire i lembi, queste parti, e andiamo a mettere uno spillo qua, uno spillo qua. Faremo la stessa cosa per il cotone e per l'altro tessuto, è tutto luccicante. Ora andiamo a cucire in questo punto qua, dunque andremo a fare delle cuciture qua e anche dall'altro lato. Questo vale per tutti e tre, dunque ora prendete la vostra macchina da cucire e andate a cucire qui e qui. Tenete come si cuce di solito, tenete mezzo centimetro di distanza più o meno, e la stessa cosa anche per l'altro, andate a cucire in questo punto qua e ci troviamo qui dopo. Dopo averle cucite, vedete, bisogna cercare di aprirle in questa maniera. Dunque noi andiamo a tagliare il pezzettino qua, questo. Anche da quest'altro lato dove c'è stata la cucitura, così le possiamo aprire. Perché dopo con il ferro da stiro, vedete, andate a prendere la vostra cucitura e la apriamo, e con il ferro da stiro ci diamo una piccola stirata, così rimane aperto e per montarlo a noi diventa molto più semplice. Dunque, ecco perché serve il ferro da stiro, specialmente sul cotone. Il cotone, se si dà un colpetto di ferro da stiro, dopo lui sta aperto e riusciamo molto meglio. Il TNT, il ferro da stiro, non va utilizzato, è per questo che io l'ho messo all'interno. Ad esempio, lo potete fare semplicemente passandoci le dita. Ecco, io ho pronti i miei tessuti, vedete, questo l'ho stirato e si vede bene. Allora, io ho pronti i miei tessuti, adesso formiamo la mascherina. Io prendo il TNT, il tessuto in TNT, e lo vado a posizionare. Adesso che lo mettiate sul diritto o sul rovescio non è importante in questo caso qua. Dunque io lo metto sul diritto e lo posiziono così. Prendo il tessuto di cotone, anche lui sono sul diritto del lavoro, lo potete vedere dalla cucitura, la cucitura è all'interno, e lo appoggio sopra. Qui abbiamo il diritto, dunque noi dobbiamo appoggiarci il diritto dell'altro tessuto. Dunque io qua, vedete, ho il rovescio, qui il diritto, appoggio il diritto sul diritto, in questo modo. Ora cosa dovete fare? Con molta pazienza andate a prendere la parte sia da un lato che dall'altro e cercate di posizionarle, vedete, cucitura. Adesso non so se riuscite a vedere bene, ma la cucitura sulla cucitura. Ecco, e poi andate a metterci uno spillo. La stessa cosa andate a fare da quest'altro lato. Vedete che viene la curvina, vedrete che in pratica si.
si sormontano senza problemi. Ecco, cercate di farli combaciare bene, di tenere aperte le cuciture. Anche questo qua con la cucitura in TNT aperta. Così abbiamo meno stoffa da cucire. Poi potete metterci lo spillo. Ora andiamo e mettete a curvetta, ecco così. Poi andiamo a prendere invece la parte qua in fondo della mascherina e anche questo cerchiamo di sormontarli in maniera da riuscire a fare una bella cucitura. Dunque, e spilla. Dall'altra parte la stessa cosa, l'importante è che voi qua mettete le due dita della forma e vedrete che ci va in automatico. Ora andiamo a fare semplicemente due cuciture. Queste qua, una cucitura qua, tutta bella lunga, la giriamo e l'altra cucitura. Andiamo a fare qua, tutta bella lunga, ci troviamo qui dopo. Ho fatto le cuciture, adesso tiro via gli spilli. Andiamo da una parte e poi cosa andiamo a prendere? Vi ricordate, abbiamo messo il tessuto non tessuto, il cotone e l'altro. Dunque, fra il cotone e quell'altro, quell'altra stoffa lo andiamo a girare. Dunque, in mezzo abbiamo il tessuto non tessuto. Adesso forse non lo vedete bene. Così mettete bene la mascherina in forma. Ecco. E questa, vedete, è già fatta. Adesso dobbiamo andare a mettere l'elastico. Allora, qui andate la misura come volete voi, se per dire ne volete un po' di, però io direi, vedete, un centimetro, non più di un centimetro, andate a ripiegare la mascherina. La stessa cosa dall'altro lato. Andate a piegarla a metà, eventualmente per vedere se avete preso bene la misura, che non ne avete fatta una più lunga e l'altra più corta. E questa, diciamo, è la mascherina. Ora prendiamo l'elastico. L'elastico, io ho ritagliato una lunghezza di 20 centimetri per una persona, diciamo, normale. Ad esempio, mia figlia è grandina, però ha un visino un pochino più piccolino, di conseguenza lei va bene un 17 centimetri. Dunque la faccio per lei. Misure 17 centimetri, così va bene. Ne prendete due. Io nel mio negozio di tessuti ho anche trovato l'elastico per le mascherine, dunque molto più morbido. Ora cosa facciamo? Andate a posizionare almeno un centimetro, più o meno un'altezza del genere, qui all'inizio. Perfetto. Adesso sposto lo spillo, così sta bello fermo. Poi prendete l'elastico e andate a metterlo
sempre quel mezzo centimetro dall'altra parte. Prendete sempre lo spillo, che questo vi servirà, e così avete preparato la cucitura. Fate la stessa cosa anche da quest'altro lato, dunque un centimetro, un centimetro. Ora andiamo a fare le cuciture su questo lato qui, prendendo bene a modo l'elastico in maniera da fare un bel lavoro, perché l'elastico deve tenere, e anche dall'altro lato. E questo è il risultato della mascherina con le cuciture che ho finito, ed è venuto così. Mi è piaciuta molto perché è veramente molto facile da realizzare. Come avete visto, sono veramente quattro cuciture e si fa velocemente. L'importante è avere il materiale giusto. Con questo io è stato con questo al prossimo tutorial sarà sui miei amigurumi, sul mio cotone, sul mio cuscinetto, e di conseguenza, se volete continuare a seguirmi, potete iscrivervi al mio canale YouTube, oppure potete anche trovarmi su Facebook, su Instagram, su Pinterest. E in questo caso qua, se avete delle domande poi da chiedermi su Facebook, mi trovate e possiamo anche chiacchierare e confrontarci. Con questo vi saluto, vi auguro una buona serata e ci vediamo al prossimo tutorial.